anche le FAL contro la corruzione, addirittura mettendo a disposizione un treno da Bari a Matera. Beh, crediamo che abbiamo condiviso questa iniziativa che ci riempie davvero d'orgoglio e nonché anche di responsabilità. Condividere un viaggio da Bari verso Matera con 150 ragazzi di tutta la Puglia, accompagnarli in questa splendida città che l'anno prossimo sarà capitale della cultura, era doveroso da parte nostra sostenere questa iniziativa con la cultura dell'anticorruzione. Noi andiamo anche a dare questo esempio di un'azienda pubblica che non solo è efficiente, ma che non abbia tracce di ombra nella propria conduzione e delle proprie attività. E per questa ragione davvero questo viaggio ci ha riempito di gioia. Etica e legalità, il tema del suo libro, perché? Etica e legalità sono degli ingredienti fondamentali per la nostra società. Oggi è una giornata importante perché va a consacrare un impegno con i ragazzi delle scuole che sono venuti qui insieme a rappresentanti istituzionali a fare squadra per maturare un processo di consapevolezza rispetto alla legalità, ad apprezzare il valore della legalità. E veniamo a Matera perché Matera è la città della cultura, con un messaggio chiaro che la cultura, la leva della cultura, è sicuramente il rimedio, lo strumento per migliorare e elevare il livello della legalità nella nostra società. Dottoressa, quali sono gli strumenti che il nostro territorio mette in atto per arginare il tema della corruzione? È una domanda difficile, iniziamo con intanto l'esempio. Io penso che la cosa principale, soprattutto perché oggi parliamo ai ragazzi, è l'esempio che ciascuno di noi, soprattutto chi riveste delle responsabilità pubbliche, deve dare ai ragazzi. Ecco. Poi cercheremo, voglio dire, di metterci insieme con tutte le altre istituzioni pubbliche per cercare di monitorare tutto quello che avverrà in questo territorio, quindi a cominciare dagli appalti, da tutti gli avvenimenti, cercheremo di metterci insieme per far sì che, ecco, questo fenomeno sia più lontano possibile da questo territorio. Come si combatte secondo te la corruzione? Secondo me comunque bisogna iniziare dal piccolo, nel senso che se ognuno di noi si mettesse con le buone intenzioni potremmo davvero cambiare le cose, perché se lasciamo fare sempre agli altri quello che possiamo fare anche noi, non arriveremo mai a qualcosa di concreto, come in tutte le cose. È facile dire no, magari non dovremmo accettare dei soldi, perché a me quella è la cosa che viene subito in mente, o magari come la mafia. Però anche il semplice fatto di girare la testa dall'altra parte secondo me non aiuta a risolvere i problemi. Presidente, quanto questo evento può contribuire a redimere la corruzione e l'illegalità? Ma il problema è culturale innanzitutto e poi socio-economico. Quindi parlarne con le nuove generazioni, con i ragazzi, con gli uomini di domani, con le donne di domani è importantissimo proprio per formare questa cultura che è antagonista di qualunque democrazia, di qualunque sistema democratico. E dobbiamo contare sull'aiuto delle nuove generazioni, altrimenti il problema non lo supereremo mai.